stanco e ti fanno un piacere. Noi avete pomeriggio? Iniziamo. Iniziamo. Siamo ufficialmente raggiunti e ti chiedo una e buona cortesia, come avete utilizzato la chat? Salutare, la candidata, che l'ho anche utilizzato per parlare con la nostra domanda, che vediamo se si sta bene e che si deve vedere in una cortina, non è una parola di fermo, in chat, iniziamo. A proposito. Anche vedere la copertina della federazione del giovane, cioè, grazie per una rapida conferma in chat. Buon pomeriggio a tutti, ci siamo collegati con la Schneider per il webinar relativo a Visor for KNX Space Link. Siamo in attesa che inizi il webinar. Due serie molto importanti di webinar sono quelle relative alla Schneider e quelle relative ad ABB. Sono i due colossi della parte elettrica che io conosco ormai dagli anni, diciamo, la Schneider a partire dagli anni, la prima metà degli anni 80, quando assorbì in pratica assorbì la Magrini Galileo. E la BB invece da sempre, quindi dagli anni 70. Sono due colossi che fanno formazione a tutto spiano, molto interessante, molto qualificante e molto dettagliata. Quindi è bene seguire la formazione sia di Schneider che di ABB. Thank you.
Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Mi presento, sono Fabrizio Paganelli, l'organizzatore dei webinar di Professionisti in Rete. Vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento. Siamo ormai giunti al 24esimo webinar di Professionisti in Rete per l'anno 2020 e vi ringrazio fin d'ora della vostra partecipazione. Iniziamo. Le prime giornate particolarmente calde per quanto riguarda Bergamo e provincia, è chiaro che questo caldo ci invoglia a fare dell'altro e nonostante il caldo, nonostante la ripartenza delle attività professionali che è sicuramente necessaria e importante, vi ringrazio di aver deciso di trascorrere le prossime 3 ore in nostra compagnia. L'argomento di oggi è relativo alla supervisione degli impianti KNX e in particolar modo con il collega Cristiano, a cui lascerò la parola tra pochi istanti, si parlerà di Wiser per KNX e SpaceLink. Vi do le classiche informazioni di carattere organizzativo, la durata del webinar è quella abituale, 3 ore, dalle 14.30 alle 17.30 circa. E sappiamo che Cristiano ci ha ormai abituato a un quarto d'ora accademico di dilungamento, e vabbè, la perdoniamo fin d'ora e mi aspetto una sua battuta tra pochi istanti. Vi invito a utilizzare la chat, non esitate a farci avere tutte le vostre domande, le vostre osservazioni, le vostre esperienze. Poi sarà a discrezione di Cristiano rispondere alle vostre domande in diretta, poco prima o poco dopo il break che andremo sicuramente a fare intorno alle 16 e anche al termine del webinar. Per tutte quelle domande che rimarranno senza risposta per motivi di tempo sostanzialmente, le andremo a raccogliere come sempre facciamo, preparando poi un documento di domande e risposte che sarà scaricabile all'interno dell'area riservata a professionisti in rete e in particolar modo nella sezione archivio webinar, dove già oggi potete trovare tutti i webinar del 2020 ma anche quelli degli anni precedenti in termini di presentazione, registrazione del webinar, potete rivederlo tutte le volte che volete e domande e risposte, sono sempre utili andare a rivedere all'occorrenza. Detto questo, direi che non ho nient'altro da aggiungere e quindi passo più che volentieri la parola a del break. A dopo. Grazie Patrizio, benvenuti anche da parte mia. Cercherò oggi di essere un po' più rapido del solito, così da sfatare il mito del quarto d'ora accademico. E la chiacchierata di oggi riguarda, come ci ha detto Patrizio, il controllore multiprotocollo di Schneider Electric, Wiser for KNX o SpaceLink. Come al solito, questo è il prodotto. Patrizio, se tu sei d'accordo, potremmo chiudere direttamente il webinar qui. Sì, due minuti. Manca il prezzo di stilo. Okay. Codice di stilo. Dopo la pausa. Allora, diciamo, Wiser for KNX o SpaceLink, di base il prodotto è lo stesso come hardware. Ciò che lo contraddistingue sono alcune delle peculiarità di funzionamento che andremo ad analizzare oggi. Diciamo che Wiser for KNX in linea di massima è il prodotto utilizzato nel residenziale. Infatti Wiser è il nome della linea di prodotto che Schneider Electric ha scelto per quanto riguarda il mercato residenziale, mentre SpaceLink è il prodotto che invece andrebbe utilizzato in un ambito più da terziario commerciale, perché ha delle caratteristiche un po' più performanti in termini di numeri, ciò che riesce a fare, e quindi lo rende da vieta di alternarli, e quindi se uno ha a disposizione uno SpaceLink può tranquillamente utilizzarlo in un residenziale, così come se ha un Wiser for KNX lo può utilizzare in una commerciale laddove le
le caratteristiche di ciò che devo dare. Questo è più o meno la scaletta di oggi, anche se in realtà non andremo a vedere magari tutto nel dettaglio, perché c'è 84 slide, potrebbero spaventare le persone collegate. Vedremo interattivo, quindi ci sarà una parte di presentazione PowerPoint e poi andremo a vedere direttamente sull'oggetto come lo si va a utilizzare, eccetera eccetera. Tra l'altro siete particolarmente fortunati, o sfortunati oggi, adesso andremo a vedere alla fine della nostra giornata, perché giusto questa, no, ieri sera, pardon, è stata rilasciata la nuova versione firmware per quanto riguarda Wiser FrankenX Space Link, quindi potremo anche andare a vedere alcune delle caratteristiche che sono nuove anche per me, alcune parti, quindi le andremo a scoprire assieme. Comunque, proseguiamo. Allora, dicevo, è un controllore multiprotocollo, quindi rientra nell'ambito dei dispositivi KNX e controllers. E come multiprotocollo è in grado di gestire quello che vedete qui elencato in questo momento. Quindi principalmente la connessione su KNX, sia tramite Twisted Pair, quindi il setto, sia tramite collegamento a rete dati, quindi sul protocollo Ethernet IP, ma è in grado di gestire anche il collegamento su Modbus, quindi va da gateway verso Modbus, sia RTU che TCP, fa da gateway verso Pacnet, principalmente come Pacnet server, quindi viene interrogato da un Pacnet client e a interrogazione risponde, quindi diciamo che principalmente è una caratteristica più utilizzabile o più, diciamo, orientata verso Space Link, quindi parliamo di un palazzo uffici, tanto per fare un esempio, è comunque gestito da un BMS, quindi Building Management System, tipo il nostro EcoStruxure, EcoStruxure di Alba in Bucket, e ciclicamente o con delle caratteristiche che potremmo andare a impostare va a interrogare il nostro Space Link, il quale lo aggiorna su quello che sono i cambiamenti di quello che è gestito da lui, quindi principalmente per esempio l'illuminazione gestita in KNX oppure il controllo della temperatura locale, cose di questo tipo. Però entrambi, possiamo dire anche Wiser FrankenX ha queste caratteristiche, oppure potrebbe funzionare anche come Bucknet client, quindi in questo caso è lui che va a interrogare dei server, quindi generalmente delle macchine terze. Un'applicazione che è stata fatta è quella di andare a utilizzare Wiser FrankenX come in gateway verso alcune macchine cosiddette tipo Daiking, tipo Mitsubishi, Daiking in particolare, se non mi ricordo male, che dialogano in Bucknet, quindi praticamente avere la possibilità di utilizzare i termostati a parete, i termostati possiate essere in possesso come organo di comando per andare a comandare la macchina, o anche soltanto andare a visualizzare sulla vostra quindi temperatura registrata, set point, la velocità di orientamento della lamella, brandeggio, quello che aspetta lì. Tornando alla comunicazione, a disposizione una porta RS-485 che è principalmente utilizzata. Dispone anche di sempre tramite rete dati di gestire dei web services. Dicevo, le funzioni KNX, comunicazione con Modbus, può gestire la parte di metering o i via Smart Link, ed ecco che da remoto vi ho appena parlato del BMS per quanto riguarda il collegamento via Bucknet, è in grado di gestire la comunicazione verso dispositivi audio video tramite il porta RS-232, ci sono alcuni proiettori per esempio che gestiscono dei comandi tramite la porta RS-232, quindi voi state allestendo una sala conferenze, ipotesi, e quindi tramite la porta RS-232 potete dare un comando di
scenario che attivi anche automaticamente il proiettore, invece di andare a cercare il telecomando del proiettore, come spesso accade, non si trova al momento del bisogno. E poi è in grado di gestire dei collegamenti su applicazioni di terze parti. Abbiamo sviluppato una delle prime collegamenti verso Sonos, quello che è la gestione dell'audio video di Sonos, dell'audio principalmente di Sonos, quindi l'organizzazione delle playlist, la riproduzione, eccetera, eccetera. Così come vediamo se su questo. Quindi di base cosa riesce a fare come funzionalità? Oggi l'argomento principale è quanto riguarda la visualizzazione su KNX, è in grado di andare a sempre per quanto riguarda KNX, così come dei trend, degli andamenti, quindi la possibilità di andare a fare un po' dei confronti analitici, è in grado di gestire delle logiche avanzate, andremo a vedere come. Poi ci sono delle, possono essere delle applicazioni specifiche, per esempio riguardo all'invio di email, quindi poter andare a, in funzione di ciò che accade sul nostro impianto, far inviare delle email di avviso di segnalazione. In più, oltre a questo, l'oggetto funziona anche sia come interfaccia verso TS, quindi può essere utilizzato come porta di programmazione, interfaccia IP, e anche le funzionalità di KNX IP router, quindi è in grado di assolvere la stessa identica funzionalità di un KNX IP router, e quindi l'inoltro dei telegrammi da rete dato ISO pair verso rete dati e viceversa. Come si può accedere? Lui principalmente ha un server, che è quello che andremo a vedere, quindi qualsiasi cosa sia dotata di un browser può permettere l'accesso a sia Wise che KNX che a SpaceLink. Quindi parliamo di personal computer, parliamo di tablet, parliamo di touch panel, parliamo di smartphone, eccetera, eccetera. Questa è una delle prime differenze, in realtà legata al vecchio firmware, ma per avere un'idea. Allora, per quanto riguarda i dispositivi Modbus senza l'utilizzo di script, più avanti capiamo che cosa si intende per queste differenze. È una particolarità che rende molto semplice la gestione del, se utilizziamo Wise o KNX siamo in grado di andare a gestire 10 dispositivi Modbus. Se invece utilizziamo SpaceLink, di base è limitato, 31 è TU senza l'utilizzo dei ripetitori segnati. Poi per quanto riguarda le variabili backnet server, quindi le variabili KNX che può inviare verso il nostro web server, se utilizziamo Wise o KNX sono 150 variabili, 150 punti, ed è un limite fisico, quindi la 151esima, se fosse qualora fosse in grado anche di impostarla, non verrebbe inviata. Mentre per quanto riguarda SpaceLink sono oltre 500 punti. In realtà questo limite, con le ultime versioni che montano un processore molto più performante, quindi gli ultimi SpaceLink sono nati di Hardware 3, è stato cambiato sia il motore del web server sia il processore. Questo limite, se non mi ricordo male, è stato portato a 2000. È un limite funzionale, quindi non è un limite fisico. Cosa si intende per limite funzionale? Si intende che se è il limite oltre il quale di performance, se il contempo è utilizzato anche per altro. Quindi ipotesi, io sto utilizzando SpaceLink per una visualizzazione locale, lui faccio girare qualche script che vedremo può essere, in più lo uso anche come rare e altre variabili backnet, le performance generali di SpaceLink non degradano, oltre potrebbero degradare. Se invece SpaceLink viene utilizzato unicamente come gateway backnet, e quindi non c'è visualizzazione, non ci sono script, ma riporta semplicemente lo stato dell'impianto KNX verso il DMS, ecco che questo numero può essere ben superiore.
Accesso utente, utenti differenti fra di loro, icon è qua, quanta, anche qui lo vedete, plus M, potrebbero degradare le performance. Configurare il tabella di filtro, con Wise Tokenix bisogna andare a inserirle, diciamo, manualmente, poi vi farò vedere in realtà un piccolo trucchettino che è possibile utilizzare. Mentre per Space Link c'è un metodo molto più rapido e veloce. Al contrario, Wise Tokenix è in grado di gestire un'app per accesso remoto, mentre Space Link no. La differenza, la scelta alla base è molto semplice. La RAP non è un'app di per sé, ma è la possibilità di andare a registrare Wise Tokenix in maniera gratuita, il che evita all'installatore o al cliente finale di mettere in mano al proprio come si dice, router per andare a impostare oppure andarsi a registrare e creare su dei servizi di DNS che più delle volte sono a pagamento. Quindi l'app facilita in questo, permette la registrazione molto rapida, poi non fa altro che andare a riproporre quanto è previsto quando è stato configurato nel web server. Usare perché pensando che Spacing possa essere utilizzato all'interno di un terziario, un pazzo ufficio, eccetera, eccetera, in genere i dati, quindi non c'è un router di terze parti di un'azienda esterna, ma e quindi c'è delle persone specificamente dedicate a questo e quindi che sono perfettamente in grado di gestire questa funzionalità. Quindi si è preferito in questo caso andare a dare una mano, a rendere molto più semplice la gestione da remoto finale essenziale. Come funziona Wise Tokenix? Andiamo a vedere quindi per quanto riguarda il cablaggio. Non è sufficiente l'alimentazione KNX, come facilmente deducibile, ma ha bisogno di un'alimentazione esterna, in questo caso un'alimentazione di tensione corrente continua a 24 volt con 100 mA. Ed ecco che infatti qui per comunità ti abbiamo elencato quello che potrebbe essere il corrispettivo codice di ordinazione dell'alimentatore Schneider Electric adeguato. Poi abbiamo il morsetto sulla parte alta, abbiamo il collegamento verso la rete dati, abbiamo a sinistra la morsettiera che contiene sia il collegamento alla porta RS485 che la porta RS232 e alle spalle della porta USB e della porta, scusate, del jack RJ45 c'è un connettore di tipo USB 2.0 che può essere utilizzato come estensione memoria. A volte esistevano anche le chiavettine di tipo GSM dove Space Link non possa, o Wise Tokenix non possa essere collegato ai servizi di rete. Ti vuoi utilizzare qualcosa legato alla comunicazione dei dati, oppure comoda in realtà è anche un dettaglio, quindi infatti vedete che si intravede la porta tipo USB e questo è il dettaglio invece della borsettiera. Questo è l'innesto del borsetto KNX e questa qui invece è la borsettiera con le colorazioni diverse e serigrafata anche i tipi di collegamento. Sono morsetti a innesto rapido, quindi non hanno bisogno di alcune vite. Se il cavo è a filamento rigido, semplicemente inserendo il cavo si fa pressione e poi si va a premere la testa del morsetto per andare a estrarre il cavo. Come si presenta? Un dispositivo da guida DIN, leggermente più piccolo nella dimensione di quelle che sono le dimensioni standard di un dispositivo da guida DIN.
troviamo QLED, in realtà questa immagine è questo vecchio perché una volta invece era alle spalle del dispositivo. Quindi tutto sul frontale, che comunque rimane sotto la copertura sia del centralino che del quadro elettrico. Ci sono i due LED disattivo e il pulsante di reset. Che cosa è possibile fare tramite questo pulsante di reset? È possibile fare un riavvio semplice del dispositivo, sufficiente una pressione con un tempo inferiore a 10 secondi, oppure è possibile fare un ripristino temporaneo principalmente dei settaggi IP, ovvero sia nel momento in cui il dispositivo non si è dimenticato qual è stato l'indirizzo di rete assegnato, o peggio ancora magari è DHCP ma non si ha modo di poterlo ricordare e poterlo trovare, è possibile tramite il pulsante di reset con una pressione superiore a 10 secondi e un rilascio tornare momentaneamente alle condizioni di fabbrica per quanto riguarda il settaggio dell'indirizzo di rete e quindi torna momentaneamente a quello che è il suo indirizzo predefinito, che è pari a 192.168.0.10. Così facendo io posso accedere al suo server, vedremo come, e andare a leggere, modificare, fare quello che devo fare. Dopodiché, facendo un reboot, quindi una pressione inferiore ai 10 secondi, il dispositivo si riavvia e torna al suo funzionamento. Una pressione superiore a 10 secondi, un rilascio e una successiva pressione alle condizioni di fabbrica, quindi tutto il progetto viene cancellato, il database viene azzerato, viene riportato l'indirizzo IP alle condizioni di fabbrica. I LED sul fronte stanno a indicare la modalità di lavoro in cui si trova il dispositivo. Quindi se il LED 1 in genere è quello che è blinca verde, vuol dire che sta lavorando, quindi indica le modalità di lavoro, la frequenza di lavoro della CPU. Se il LED 2 è estremamente verde significa che il dispositivo è pronto, sta lavorando. Se è rosso è nella modalità di reboot, quindi è in stato di riavvio, dopodiché torna a essere verde. Una lampeggio lento sta a indicare che avete raggiunto le condizioni per il rilascio, se volete avere un ripristino momentaneo dell'indirizzo IP a quello di fabbrica. Un lampeggio molto più veloce invece indica che avete raggiunto la condizione del riavvio al ripristino delle condizioni di fabbrica. Se il dispositivo fosse collegato a esistere tramite i LED, ho la possibilità di poterlo trovare, quindi magari il dispositivo corrisponde a quale indirizzo IP, non riesco a identificarlo fisicamente, fare lampeggiare il LED di programmazione, anche in questo caso, quindi entrate, digitate l'indirizzo, quello che conoscete oppure l'avete riportato momentaneamente, entrate nel menu Utilities, vedremo, nel sottomenu Sistema, e c'è la possibilità di avviare questo comando, Toggle Device Identification. Alterna via identificazione dispositivo, in questo caso il secondo LED comincia a lampeggiare in rosso, quindi quello che mi indicherebbe il reboot comincia a lampeggiare in rosso in modo che possiate identificare quale sia l'apparecchio. Ok, suo indirizzo di rete preassegnato, ho la possibilità di accedere al dispositivo tramite il web server con il quale il dispositivo
equipaggiato.